Non è un vitigno, ma un vino tipico di Lucera, Biccari e Troia, con un nome curioso che dalla fine degli anni 70 può fregiarsi del marchio DOC per la varietà del rosso. Al Caccia e Mit è stato dedicato il primo festival, in programma fino a stasera nel centro storico del comune federiciano e poi martedì e mercoledì a Pietramonte Corvino. La manifestazione è organizzata dai 6 produttori aderenti al consorzio di tutela: Alberto Longo, Paolo Petrilli, Cantina La Marchesa, Masseria Nel Sole, Agricola Paglione, Cantina Svevo. Il Caccia e Mit è il frutto di un attento mix di uve nero di Troia, Montepulciano, Sangiovese, Malvasia, Trebbiano e Bombino Bianco. Il suo nome richiama la storia del territorio. Caccia e Mit è un nome dialettale che vuol dire mettere e togliere, perché nell'antichità non tutti avevano i mezzi per vinificare. Di conseguenza, quando i grandi proprietari terminavano le loro vendemmie, la gente, diciamo, più umile raccoglieva assieme uva bianca e uva rossa, si andava presso queste masserie, i palmenti. Si vinificava in giornata, perché poi il giorno dopo bisognava togliere e affittare ad un altro i mezzi, e quindi mettere e togliere con una certa velocità. L'obiettivo è quello di ampliare la base degli aderenti al consorzio allargandola ai viticoltori. Il Caccia e Mit è sempre più apprezzato non solo sui mercati italiani. Io credo che più della metà del Caccia e Mit che è fatto a Lucera viene esportato. E per fortuna, perché il mercato del vino è un mercato di appassionati, ed è ormai il mondo, non c'è più il consumo locale.